qualcosa che rendesse voi ragazzi protagonisti. Tant'è vero che i vostri compagni hanno lavorato sin dall'inizio in prima persona, hanno operato sia a scuola che vedrete dalle immagini dei video che hanno girato, addirittura anche a casa. Questo progetto si basa su un gemellaggio con una scuola di Nairobi. I ragazzini che voi vedrete, perché noi tra un po' faremo un collegamento Skype, quindi avverrà tutto in diretta, cioè vedrete questi ragazzi che operano con i loro insegnanti a Nairobi in diretta, quindi in tempo reale. Questi ragazzini però sono un po' più piccoli di voi, perché appartengono a una scuola media che esiste a Nairobi grazie all'intervento di una AUS, di Alice for Children, che attraverso il lavoro dei volontari, attraverso le donazioni, a Nairobi una scuola che comprende anche una scuola di musica, quindi fondamentalmente loro studiano delle discipline, delle materie che studiano anche voi, musica, scienze sociali, quindi vedrete sono ragazzini chiaramente di colore che vivono in situazioni diciamo quasi disperate. Noi ci siamo fatti una domanda: che cosa vogliamo realizzare? Che cosa abbiamo voluto realizzare? In particolare abbiamo voluto portare i vostri compagni, cioè ragazzi di questa scuola, a riflettere sul fatto che al di là della distanza geografica che esiste tra l'Italia e il Kenya, purtroppo ci sono delle problematiche comuni che sono legate al disagio ambientale che viviamo, perché noi viviamo a contatto con l'ILVA, con gli eni, con la Cementir, mentre questi ragazzini vivono praticamente attaccati ad una delle più grandi discariche del Kenya, dove sono costretti a lavorare a mani nude. Grafica, di scienze sociali, la
collega di musica che ci ha consentito di organizzare il ballo. E tutti quanti, anche i tecnici, che in qualche modo ci hanno supportato, perché altrimenti il collegamento non sarebbe stato possibile.